Baciamo la mano a tutti. Basta. Mi presento, sono Don Antonino e sono il padrino della manifestazione. Cattericciarelli la madrina, io sono il padrino. Io sono nato in Sicilia. Una volta uno mi ha chiesto quale parte? Dico tutto, che nasco a pezzettini, gli ho detto. Dice, quale parte? Tutto, che nasco a pezzettini. Scusi, ho fatto la prima battuta. Quando non capisce, alza la mano, mi fermo e io gliela spiego, non c'è problema. C'è un pubblico meraviglioso. Volevo subito salutare qui davanti il giudice Minghino senza apostrofo. Minghino senza apostrofo. Minghino. Sì. Era la seconda battuta, sì. La giuria qui davanti, Minghino Grosso Minghione. La famiglia Forrester lì a destra. Signora, è tornata mesi. Erano anni che doveva tornare. Mesi? Erano anni che doveva tornare. Era la terza. Sì, ma tu non capisci niente veramente però. E tutto il pubblico presente al mio processo. Io sono una persona onesta. Io una volta ho sparato a uno. Questo non capiva le battute. Io scherzo, forse. Volevo veramente un pubblico meraviglioso. Io ho studiato, sono un tipo scherzoso, ma sono un uomo di successo. Io sono andato anche a scuola. Cioè, stavo poco in classe. La maestra mi diceva, Don Antonino, ma dica, hai studiato? No. E allora ripassa. E io me ne andavo. Questa che è difficile, ripassa. Che io... Mi ricordo che la scuola era vecchia e umida. La scuola era talmente umida che c'avevamo i banchi di nebbia. Vattene a casa, posso, vattene a casa, via. Non capì. L'unica materia che seguivo era geometria. Uscivo pazzo quando spiegava la tangente. Ah, sei amministratore? Ho capito. Questa l'hai capita sicuro allora. Sono troppo sombatico. Io scherzo, forse. Una volta mi hanno sospeso perché il mio compagno di banco fumava. Cosa dei pazzi? Lui fumava e a me mi hanno sospeso. In effetti gli avevo dato fuoco io perché era troppo antipatico. Poi non capivo le battute. Sono troppo sommatico. Vi lascio, vi saluto, vi lascio, pubblico meraviglioso. Io continuo a assistere a questo bellissimo Music World. Che si dice? Questo qua, insomma, questo. Vi lascio col mio motto preferito. E ricordo a tutti che il mio motto preferito potrebbe essere uno di voi. Il mio motto, tu sicuro? Baciamo la mano, baciamo la mano. Grazie, grazie ad Antonio.